tennis. Ah, mischio? Sì. Questa è una previsione. Sei pronto? Wow. Com'è? Wow. Buono, no? Bello. C'è un nano sotto il tavolo con la manina. Guarda. Non male, eh? Mm. Metti le carte uguali. Tu vedi? Principio dell'impalmaggio. L'impalmaggio invisibile lo conosci? Vabbè, quello è il... Guarda, io ho messo a punto un sistema unico, guarda. Ma ti piacerà, guarda, l'insieme di cose vecchie come il mondo. No. Come si chiama? L'ho fatto questo, non mi ricordo, non so mai. Alcuni giocatori perdono, alcuni prestigiatori, alcuni bari perdono praticamente tutta l'esistenza per mettere a punto una tecnica. Mm-hmm. E così ho fatto anch'io nella mia vita. Si chiama l'impalmaggio. L'impalmaggio, ti spiego che cos'è. Prendiamo i quattro assi per un attimo. Uno, due, tre, quattro assi. Mm-hmm. Uno lo lascio qui sul tavolo a vista. L'impalmaggio consiste nel nascondere la carta in una mano. Questo non è un bel impalmaggio perché la carta si vede. Per questo che io ho messo a punto un impalmaggio unico, che è questo qua. Si chiama impalmaggio invisibile. Mm. Non si vede, ma è qua. L'asso è nascosto qua. Sai quando si vede solamente quando appoggio la mano sul tavolo? Ecco che allora l'asso appare. Che cazzo. Mm. Bello, bello, bello. Lo rifaccio perché bello. Non siete molto convinti. Non abbiamo capito il microfono. Cioè, non c'è, come dire, quella convinzione. Di nuovo, impalmaggio invisibile. Ora... una carta, ma perché rischiare? perché rischiare? Sembra che, cioè, con questo di cui impalmaggio puoi andare al tavolo anche con la mano così, che nessuno se ne accorge. È solo quando ti appoggi così, ecco che appare l'asse, quattro assi.